A 10 anni dalla sua scomparsa, la RAI ricorda Emilio Rossi, il primo direttore del TG1 gambizzato dalle Brigate Rosse ed esempio di giornalismo aperto e autorevole, Ignazio Ingrao. È il 3 giugno 1977, Emilio Rossi sta aspettando l'autobus per recarsi al lavoro. Un comando delle Brigate Rosse lo ferisce gravemente alle gambe. Invano lo attendono alla redazione del TG1, dove è direttore da oltre un anno. Rossi porterà per sempre il segno di quei 15 colpi, ma continuerà lo stesso la sua coraggiosa testimonianza professionale. Vice direttore generale della RAI, presidente del Centro Televisivo Vaticano e dell'Unione Cattolica Stampa Italiana. Muore il 4 dicembre di 10 anni fa, 85 anni. Un telegiornale aperto e ospitale, senza reticenze e senza steccati confessionali o ideologici. Questa è la sua ricetta. È stato ricordato a Roma dai vertici della RAI e da amici e colleghi che hanno condiviso con lui la passione per un giornalismo a servizio dei cittadini. Genovese di nascita, laureato in giurisprudenza e filosofia, primo direttore del TG1 dopo la riforma del 75, sempre attento all'evoluzione tecnologica. Durante i 55 giorni del sequestro Moro, sperimenta un modello di TG quasi permanente, prototipo dell'All News di oggi. E ora